Chi loda Capodanno loda tutto l'anno, ok? Quindi iniziamo l'anno lodando Dio. Vi voglio chiamare a fare questo con me. Dai la primizia a Dio quest'anno. Mezzanotte non salutare nessuno. Entra a mezzanotte e dici: Signore, eccomi qua per te. Come prima cosa, la primizia. Dai la tua primizia a Dio quest'anno. Entriamo in 2018 dove noi mettiamo Dio al primo posto nella nostra vita e tutto il resto è secondario. Amen. Chi ha Dio non manca di nulla. La Bibbia dice: cercate il regno di Dio al di sopra di ogni altra cosa e tutto il resto vi sarà aggiunto. Amen. Quindi buona lode a tutti, buon anno a tutti, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao.
siamo liberi di adorarti, Dio. Non c'è modo migliore per finire quest'anno se non stando alla tua presenza. Non c'è tempo migliore, non c'è luogo migliore per noi se non quello di stare con te, se non quello di stare vicino a te, se non quello di sentire il tuo cuore. Noi ti adoriamo, Dio. Noi per te continueremo a correre. Noi continueremo a vivere per te. Oltre tutti
come te. Tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre. Canta Dio per la sua fedeltà. Tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre tutti. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Quante volte l'hai fatto quest'anno con noi? Tu sei fedele, non mi lasci. Dichiara a Dio la sua fedeltà. Dichiara quanto Lui è stato fedele nella tua vita quest'anno. In fede che Lui sarà ancora fedele con te. Tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele e tu ci porti. Tu sei fedele Dio, tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre tutti quelli che sono i miei limiti. Noi vogliamo fermarci questa sera, Dio. Vogliamo fermarci e riconoscere che tu sei fedele, che tu sei stato fedele con noi in quest'anno, Dio, che tu sarai fedele con noi anche in questo 2018 che noi stiamo per incontrare. Grazie Dio, perché la tua fedeltà non ha bisogno di prove. Sai, solo ho capito una cosa, è che la sua fedeltà non ha bisogno di prove. Lui è fedele. Lui è fedele anche quando noi pensiamo che Lui non lo sia. Lui è vicino anche quando pensiamo che Lui non lo sia. Lui è fedele da portarci oltre ogni nostro limite. Perciò fermati questa sera un attimo e riconosci quanto Dio è stato fedele in quest'anno. Prenditi questo minuto, prenditi questi 2 minuti di tempo per dire: Dio, non c'è modo migliore di finire quest'anno se non riconoscendo te, se non riconoscendo la tua maestà, se non riconoscendo la tua fedeltà. Perché tu sei fedele come Dio. Yeah, yeah, yeah. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, non mi lasci. Lasciato solo Dio, e mai lo farai, perché tu sei quell'amico fedele. Tu sei fedele con noi. Tu sei fedele con noi. Tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti, oltre tutti i nostri limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Sei un Dio fedele, tu mi porti oltre tutti. Tu sei fedele, Dio. Sei un Dio fedele, tu oltre tutti. Yeah.
la tua bontà. Noi siamo qui dichiarando che tu non ci lascerai mai, Dio, ringraziandoti per tutto ciò che fai per noi, per tutto ciò che sei in noi. Anche se noi non vediamo cosa sta davanti a noi, noi di te ci fidiamo, Dio. Noi vogliamo entrare in questo 2018, papà, dicendo che anche se non sappiamo quello che ci sta davanti, noi di te ci fidiamo. Insieme, Chiesa. Anche se dichiara queste parole, non vedo cosa c'è davanti a me. Io di te mi fiderò. Oltre tutti,
con forza dichiariamolo insieme, tu sei fedele. Oltre tutti, tu sei fedele. Amen. Vogliamo entrare in questo nuovo anno ascoltando la parola per il 2018 direttamente dal pastore Roslen. Vediamo quello che ci aspetterà in questo 2018. E la parola dell'anno con lo sfondo di Ipanema è una vita sull'altare. Una vita sull'altare parla di rinunce, perché sei tu il sacrificio. Sarà un anno dove Dio ci chiederà qualcosa che non ci ha mai chiesto. Non so, una follia, una rinuncia, ma noi saremo pronti perché la nostra vita è sull'altare. Una vita sull'altare è una vita dove non conta più quello che tu sogni, quello che tu desideri, ma quello che Dio vuole, così che tu ti annulli perché Lui possa manifestare la sua gloria attraverso di te. È un anno dove non può mancare il tempo personale. Rinunceremo a tutto e qualsiasi cosa per avere il nostro tempo con Lui e per metterlo come priorità assoluta, Lui e la sua volontà su tutto quello che è nella nostra vita. Per questo, buon 2018 direttamente da Ipanema e buona vita sull'altare. Vivere una vita sovrannaturale richiede coraggio. Ogni giorno, piccole e grandi scelte determinano il percorso e la velocità del tuo cammino. Saper rinunciare a ciò che ti frena e scegliere Lui sopra ogni altra cosa non è da tutti. Sì, perché forse stai già dando tanto, ma questo è il tempo di dare tutto. No, non tutto quello che hai, ma tutto quello che sei, senza riserve. Metti la tua vita sull'altare e inizia a vivere pienamente. Amen. Simone è andato via appena ha sentito la parola, alziamoci. Siete pronti allora a mettere ancora una volta la vostra vita sull'altare? Amen. Comincia a pensare
alla tua vita, al tuo cuore, a quello che puoi mettere sull'altare della tua vita, sull'altare di Dio. E mentre canteremo questa canzone, non stare tanto a sentire le parole, non stare tanto a cantare quello che i ragazzi canteranno, ma concentrati su te stesso. Concentrati su quella che è la tua parte, perché l'altare è la tua vita, il sacrificio sei tu. E l'unico che può mettere quel sacrificio su quell'altare non è Dio, non è il tuo pastore, non è il tuo leader, ma sei tu. Perché il sacrificio che Dio gradisce è un sacrificio volontario, un sacrificio non fatto per obbligo, non fatto perché ci hanno dato una parola e dobbiamo così perseguirla o rispettarla, ma è perché vogliamo essere quel sacrificio su quell'altare per far scendere il fuoco dal cielo, per bruciare la nostra vita, per bruciare tutte quelle cose che non vanno, per far sì che nella nostra vita, nella nostra famiglia, in questa nazione possono riconoscere che c'è un Dio che fa scendere quel fuoco dal cielo, che brucia, che purifica. Alla tua gloria, io non posso restare in piedi davanti alla tua gloria. Io sono il tempio, il tuo sacrificio. Sacrificio, il tuo altare viene.
parola come un seme questa sera. Vogliamo iniziare a preparare questo altare. Vogliamo bruciare per te, vogliamo essere un sacrificio vivente e dimostrare con le nostre vite il tuo amore che ci ha sopraffatto, Dio. Quest'anno Dio deve bruciare nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra anima. Non ci possiamo presentare davanti a Dio, non ci possiamo presentare sull'altare del nostro cuore se non presentiamo un sacrificio, se non ci mettiamo noi stessi o se non mettiamo quello che sappiamo che ha bisogno di essere sacrificato nella nostra vita. Un paio di settimane fa, prima che vedessi questo video che il pastore ci ha inviato, ero nel mio tempo con Dio e stavo pregando, stavo dicendo: Dio, io voglio avere piacere a stare alla tua presenza. Io molto spesso vedo la Chiesa, vedo anche me stesso che facciamo le cose perché dobbiamo farle o stiamo con Dio perché sappiamo che è giusto. Ma in quel momento stavo chiedendo a Dio: Dio, io voglio avere piacere a stare con te, io voglio avere proprio piacere, quel piacere che va al di là di qualsiasi spiegazione umana, di qualsiasi emotività, un piacere sovrannaturale, quel piacere che non è perché sono in chiesa o sono da solo o perché c'è una musica bella, ma quel piacere di chiudere gli occhi e di pensare che sto parlando con te. Quel piacere come quando la prima volta che mi hanno detto che potevo parlare con te mi veniva da piangere soltanto a pensare che Dio potesse ascoltare la mia preghiera. Dicevo: Dio, voglio avere questo piacere. E
mi è venuto in mente di fare uno scambio con Dio. Ho detto a Dio, io voglio sacrificare in questo 2018 delle cose che so che portano piacere alla mia anima. Ognuno di noi abbiamo delle cose che ci portano piacere. Un cibo, una vacanza, delle volte una relazione, delle cose lecite o anche delle volte delle cose che non sono lecite, dei peccati che sappiamo che ci sono nella nostra vita, ma se siamo onesti con noi stessi sappiamo che portano un piacere momentaneo alla nostra anima, altrimenti non lo faremmo. E ho detto, Dio, io voglio dare alcune cose nel mio 2018 a te, voglio sacrificare queste cose che so che sono lecite, li voglio sacrificare sull'altare per fare questo scambio con te. Io voglio avere il piacere di stare alla tua presenza. Io ti voglio dare quello che dà piacere alla mia anima per prendere il piacere della tua presenza. E io questa sera vorrei fare questo insieme a voi. Ci sono dei ragazzi che passeranno con dei fogli e con delle penne. Io vorrei fare quello che ho fatto io un paio di settimane fa nel mio tempo con Dio, perché credo che sia stato qualcosa di, che sia nato proprio così, in una maniera spontanea, e che voglio ripetere qui insieme a voi. Mentre i ragazzi canteranno, ci saranno alcuni che passeranno e distribuiranno dei fogli, delle penne, e voglio che voi lì possiate scrivere quello che voi sapete che dà piacere alla vostra anima, quello che voi sapete che Dio vi sta chiedendo di sacrificare, o che pensiate che Dio possa chiedervi di sacrificare per questo 2018, per metterlo sull'altare e portare questo sacrificio. Quando Abramo si è presentato in quella montagna, lui non si è presentato a mani vuote, e quando suo figlio gli ha chiesto, ma come offriremo un sacrificio, lui gli ha detto, Dio provvederà un sacrificio, perché quando ci presentiamo davanti a Dio sempre ci deve essere un sacrificio. Mentre i ragazzi ci accompagneranno, pensa a quello che Dio ti possa chiedere, o a quello che già Dio ti sta chiedendo, perché credo che Dio non faccia le cose così. Io credo che Dio prepari tutto, e forse già ti sta parlando in quest'ultimo periodo dell'anno, che ci sono alcune cose della tua vita, forse lecite o forse non lecite, alcuni peccati che devi lasciare, alcune cose che non sono un peccato ma sai che sono un piacere per te. Io questa sera voglio sfidarti a cambiare, a lasciare questi piaceri, che ti ripeto, può essere un piacere economico, può essere una vacanza, può essere una relazione, può essere un cibo, può essere la qualsiasi cosa, ognuno di noi è diverso, a fare questo scambio e dire, Dio, io metto sul mio altare, sacrifico questo nella mia vita, perché io voglio prendere piacere dalla tua presenza, perché io voglio che tu bruci questo sacrificio, così che possa salire davanti al tuo trono come un profumo di odore soave. Perché voglio prendere quest'anno, che è l'anno dello stare sull'altare, l'anno del sacrificio, lo voglio prendere sul serio già dal primo giorno, dal primo minuto, dalla prima serata. Thank you.
che hai fatto con Dio e portalo sull'altare. Metti la tua offerta che vuoi fare quest'anno, la tua offerta se per passare più tempo con Dio, la tua offerta di rinunciare a qualcosa. E mentre vieni qua davanti e metti la tua offerta lì in quel cestino, ti assicuro che nessuno la leggerà, e fallo con un'attitudine di preghiera, pregando e facendo il tuo patto con Dio, dicendo: Dio, io ti do questo per quest'anno, io per il mio 2018 questo è il mio sacrificio, questa è la mia offerta, questo è il patto che faccio con te. Io già da questa sera metto la mia offerta sull'altare, io metto la mia vita, io metto quello che ho deciso di mettere questa sera, perché io voglio di più di te, io voglio che il tuo fuoco scenda sulla mia vita, io voglio che il tuo fuoco bruci la mia offerta, bruci il mio cuore. Ora candera ma sei corri da 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 ma se ne cai ori camara yendere dei a se corri camara da 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 sai corri da 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 cai corri da 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 rei a che a se. Quando vuoi, quando ti senti pronto, puoi venire a portare la tua offerta mentre i ragazzi cantano. Puoi venire a portare il tuo sacrificio. Ti puoi fermare qua davanti e fare la tua preghiera. Perché quando portiamo un'offerta a Dio, quando portiamo il nostro sacrificio, è una cosa tra noi e Dio. Non c'è qualcuno che deve pregare per noi, ma siamo noi che dobbiamo fare questo con Dio. Qua ci sono due cestini. Profondità.
te. Le mie mani alzo a te, mi arrendo, la mia vita offro a te, mi arrendo. Che voglio offrire a te.
hanno Giovanni Battista, è meglio che lui sia innalzato e che io sia abbassato. È meglio che lui cresca e che io diminuisca. Fai sì che questo sia un anno dove la mia e la tua vita possa essere una vita sull'altare, una vita che si sacrifica per lui, una vita dove sacrifichiamo tutto quello che c'è di superfluo nella nostra vita per stare con lui. Io spero che in questi cestini quello che tu hai messo siano delle cose che possono permetterti di stare più tempo con Dio, perché la cosa più importante non è quello che facciamo per lui, ma è quello che noi siamo per lui. La cosa più importante è quanto stiamo con lui. E allora non c'è cosa migliore che cominciare quest'anno alla sua presenza, decidendo di farlo crescere nella nostra vita, decidendo che lui possa crescere, che lui possa prendere il controllo di tutto. Lascia che lui parli al tuo cuore questa sera, lascia che lui ministri alla tua anima, lascia che il suo fuoco bruci quell'offerta che tu hai messo sul suo altare. Voglio conoscerti, sapere di te ogni giorno di più, restare alla tua presenza e adorarti. La tua gloria, vogliamo molto di più di te, vogliamo la tua presenza, Gesù. Siede sul suo trono e che vive per sempre eterno, sia la gloria, sia l'onore, il potere, sia la gloria, sia l'onore, il potere. Thank you.
voglio conoscerti, sapere di te ogni giorno di più, restare alla tua presenza e adorarti. Rivela la tua gloria, vogliamo molto di più di te, vogliamo la tua presenza, Gesù. Colui che siede sul suo trono e che vive per sempre eterno, sia la gloria, sia l'onore e il potere, sia la gloria, sia l'onore e il potere. Colui che siede sul suo trono e che vive per sempre eterno, sia la gloria, sia l'onore e il potere, sia la gloria, sia l'onore e il potere. Colui che siede sul suo trono e che vive per sempre eterno, sia la gloria, sia l'onore e il potere, 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 sia la gloria, sia l'onore sempre a te, sia la gloria a te, Signore, che regni sempre in eterno. Sia la gloria a te, Signore, in mezzo agli angeli. Sia la gloria a te, Signore, su tutta la terra. Sia a te tutta la gloria, a te, il mio Re. Sul suo trono e che vive per sempre eterno, sia la gloria sempre a te, sempre a te, Signore, solo a te, mio Dio amato, io vivo solo per te, Signore Dio, per soddisfare la tua volontà, Signore Dio, per fare ciò che tu desideri, usa la mia vita, Dio, come vuoi. Sia la gloria a te, Signore, sempre. Sia la gloria a te, Signore, sempre. Sia la gloria, sia l'onore e il potere. Voglio conoscere alla tua e adorare a te, Signore, degno della
della lode, dell'adorazione della tua chiesa. Rivela la tua gloria. Vogliamo la tua presenza, Gesù, amato Gesù.
Santo, Santo, sei Signore, Dio grande, Dio è l'agnello, Dio è l'agnello, tu sei Santo, Santo. Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande. Alleluia, alleluia, il Signore potente è, l'unico re sei tu. Alleluia, santo, santo, sei Signore, Dio grande, degno è l'agnello, degno è l'agnello, tu sei santo.
mettevo in cuore che in ogni altare, in ogni sacrificio che si è fatto da Noè fino alla fine, ogni volta c'è sempre un patto, ci sta a significare un patto, c'è sempre un patto particolare, un qualcosa, un rinnovo di un'alleanza. E Dio mi diceva questo: ci sono persone questa sera che sono qui e non credono che Dio abbia più un patto con loro, per quello che è successo nella tua vita, per quello che hai fatto, per i tuoi errori. E Dio semplicemente vuole ricordarti questa sera: io ho ancora un patto con te, io ho ancora un patto con la tua vita. E proprio in quest'anno che si parla di sacrificio, che si parla di altare, io voglio ricordarti questa sera che io ho un patto con te. Ogni volta che tu ti presenti su quell'altare, ogni volta che tu ti presenti come sacrificio, ricordati che sta a significare che io e te abbiamo un patto. Non importa quello che hai fatto, non importa dove sei stato, non importa niente, c'è un patto tra me e te, e questo patto è indissolubile. Questo patto non si può rompere, perché io non posso venire meno a me stesso, perché il patto che tu hai fatto con me l'hai fatto con me, e io l'ho fatto con te, ma non con te, guardando Gesù attraverso di te. Il patto che ho fatto con te non è con te stesso come persona umana, il patto che ho fatto con te per sempre. E proprio in questa sera io so che ci sono alcune persone che dicono: vabbè, ma Dio, io so che ormai quel patto, ormai quella alleanza che avevamo un tempo non c'è più. Io voglio invitarti a prendere la decisione di rinnovarla, a prendere la decisione di credere ancora questa alleanza che Dio ha con te, nel patto che Dio ha con te. E c'è una canzone molto bella, io mi permetto di chiedere al pastore Giulio se la possiamo cantare, che canta, che dice che è un Dio di alleanza, che è un Dio di patto, che è un Dio di promessa. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi. E a ricordarti dell'alleanza, del patto che Dio ha sulla tua vita. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me. E sei sensibile al mio grido che sale fino a te, e posso anche piangere, ma la mia gioia verrà al mattino. Sei qui, alleanza, Dio di promesse. Tu non sei un uomo per mentire. Tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. So che i tuoi occhi sono attenti e sono sempre su me.
e sei sensibile al mio grido che sale fino a te, e posso anche piangere. Alleanza, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Alleanza, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Posso affrontare tutto, io so chi lotta per me, i tuoi piani non saranno mai cambiati, la mia speranza in Lui, nel grande io sono, i miei occhi vedranno l'impossibile succedere. Alleanza, Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Dio di promesse, tu non sei un uomo per mentire, tutto potrà passare, tutto potrà cambiare, la tua parola si adempirà. Quest'anno vogliamo consacrarti la nostra vita, vogliamo andare su questo altare, vogliamo essere noi l'altare, vogliamo essere noi il sacrificio, vogliamo cominciare questo 2018 consacrando la nostra vita, questa chiesa, il ministero Sabaot, come un anno dove staremo di più con te, dove un anno dove consacreremo ancora di più la nostra vita, dove ci sacrificheremo, dove metteremo da parte delle cose, non perché qualcuno ce lo dice, non perché vogliamo farci vedere, ma non perché vogliamo fare tanto, ma perché vogliamo stare con te. Signore, aiutaci a fare questo. Aiutaci a prendere sul serio quest'anno, che non sia un anno dove diciamo e ripetiamo questa parola ma poi non riusciamo a metterla in pratica. Dacci la grazia di farlo,
dacci la grazia di mantenere quelle cose che abbiamo deciso oggi nel nostro cuore. Dacci la grazia di mantenere quelle cose che decideremo durante l'anno di lasciare, di cambiare, di bruciare sull'altare della nostra vita per te. Dacci la grazia di farlo, perché sappiamo che non possiamo farlo senza di te. Non riusciamo ad amarti se tu non ci attrai a te. Noi non possiamo amarti se tu non ci dai la grazia di amarti. Noi non possiamo avere il piacere di stare alla tua presenza se tu non porti piacere al nostro cuore, alla nostra anima. La verità è che tutta la nostra relazione è fondata su di te. E abbiamo bisogno soltanto di te per poterla portare avanti. E vorrei chiederti, Chiesa, di stendere le tue mani qui per pregare insieme e poi pregare per le persone che ci stanno guardando a casa e cominciare questo 2018 dichiarando che è un anno sull'altare per noi, per questa Chiesa, per tutto il ministero Sabaot e per quanti Dio ne vorrà aggiungere in quest'anno. Signore, noi veniamo davanti al tuo trono questa sera e vogliamo consacrare la nostra vita, il nostro cuore. Vogliamo, anche se è dura, anche se è difficile, anche se sembra forte, vogliamo cominciare quest'anno sull'altare, sul tuo altare. Vogliamo essere noi il sacrificio. Vogliamo essere noi a costruire l'altare, vogliamo essere noi ad andare di nostra spontanea volontà senza che nessuno ci obblighi. Vogliamo farlo con piacere. Aiutaci a farlo con piacere. Vogliamo consacrare questo 2018 come quest'anno, come un anno dove mettiamo la nostra vita sull'altare, dove mettiamo questa Chiesa sull'altare, dove mettiamo il nostro tempo con te sull'altare, dove facciamo tutto quello che tu ci chiederai di fare. Vogliamo consacrare ogni promessa che ti abbiamo fatto questa sera, ognuna che abbiamo scritto, ognuna che abbiamo fatto nel nostro cuore, ognuna che forse ti abbiamo fatto ancora prima di arrivare qua. La vogliamo consacrare, vogliamo dichiarare nel nome di Gesù che quello che noi abbiamo promesso a te ci impegniamo e cerchiamo di portarla a compimento. Sappiamo che sarà difficile, ma l'unica cosa che ti possiamo promettere è che ci impegneremo. Vogliamo chiederti che questo 2018 sia un 2018 sovrannaturale, un 2018 diverso, un 2018 dove noi possiamo vedere quelle cose che fino ad oggi non abbiamo visto. Vogliamo chiederti che questo 2018 sia un 2018 dove il nostro rapporto con te sia, entri in una profondità ancora maggiore. Non importa quanto faremo per te, ma quello che ti chiediamo questa sera è come lo faremo per te. La cosa che ti chiediamo è che questa sera possiamo farlo veramente col cuore, che in quest'anno noi possiamo imparare ad amarti, ad adorarti, a servirti, a pregare, a passare del tempo con te, perché abbiamo piacere di stare con te, perché abbiamo piacere di servire la tua Chiesa, perché abbiamo piacere di servire le persone che tu ci metti accanto, che abbiamo piacere di stare alla tua presenza, che abbiamo piacere di poter espandere il tuo regno in questa nazione e dovunque tu ci manderai. Aiutaci Dio a consacrare quest'anno. E ora voglio chiederti, Chiesa, di stendere le tue mani verso la telecamera dove ci sono le persone che ci stanno seguendo da tutta l'Italia. Prima di cominciare avevo dato un'occhiata e ci sono persone collegate da Torino, da Biella, da Roma, dall'Albania, dalla Germania, da dovunque, dal Brasile, e vogliamo pregare insieme a loro. Vogliamo dichiarare nel nome di Gesù che questo 2018 è un 2019 dove noi mettiamo la nostra vita insieme, perché anche se è finito l'anno dell'insieme, siamo sempre insieme come Chiesa. Non è che la parola dura soltanto per un anno, come dice sempre il pastore.
noi vogliamo dichiarare insieme per questo 2018 che andiamo su quell'altare, che saliamo su quell'altare, che mettiamo la nostra vita su quell'altare tutti insieme come ministero Sabaoth. Ognuno con quello che sa fare, ognuno con quello che può fare, ognuno nella propria città dove si trova, che insieme possiamo far sì che Dio possa guardare dal cielo e possa decidere di mandare quel fuoco come ha fatto quel giorno nella vita e nel sacrificio di Elia, dove è caduto quel fuoco dal cielo, ha bruciato quell'offerta e ha dimostrato a tutto il popolo che c'era un Dio nella vita di Elia, che c'era un Dio nella nazione di Israele. E noi vogliamo pregare nel nome, nell'autorità del nome di Gesù, che in quest'anno si possa vedere nella mia, nella tua vita, nella nostra famiglia, nel ministero Sabaoth sparso per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, che c'è un Dio in questa chiesa, che c'è un Dio nelle nazioni rappresentate, che c'è un Dio nella nostra vita e nella nostra famiglia, e che Lui prende piacere in quell'offerta che è la mia ed è la tua vita, nel nome e nell'autorità, nel nome di Gesù. Amen. E mentre vuoi fare gli auguri a qualcuno, ti chiedo di non fare così auguri, abbraccia qualcuno, fai una preghiera, digli buon 2018, sali su quell'altare, ucciditi, sacrificati, fai qualcosa di bello, dai un abbraccio a due, tre persone, prega per qualcuno, digli Dio un patto nella tua vita, Dio ti benedirà per quest'anno, Lui farà grandi cose per te. Buon anno a tutti!